Prima giornata di narrazioni oggi a Matera presso Palazzo Lanfranchi, narrazioni 19, l'evento organizzato e promosso dal Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo CIST che vuole mettere al centro dell'attenzione della discussione Matera 2019 legandola alle politiche di sviluppo per il Sud e per l'Italia, passando però anche dal ruolo della narrazione giornalistica e della narrazione del paese e dei territori per finire ancora all'industria dell'audiovisivo e del cinema. Questo pomeriggio sono intervenuti Francesco Nicodemo, consigliere della comunicazione di Palazzo Chigi, il senatore Salvatore Margiotta, ancora l'onorevole Cosimo Latronico, Antonio Colangelo, presidente del consorzio TERN e la professoressa Romano in rappresentanza dell'Università degli Studi della Basilicata. A moderare l'incontro il giornalista di Rai News 24 Mario De Pizzo. Ma noi ai nostri microfoni con Michele Cifarelli abbiamo raccolto le considerazioni e le dichiarazioni del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, e allora ascoltiamolo. Legge di stabilità, le risorse, rimane alta l'attenzione del Governo nei confronti di Matera e Matera 2019? Sì, assolutamente, c'è uno stanziamento pluriennale, oltre 28 milioni di euro, ma sono soprattutto gli investimenti che si fanno in generale per rendere Matera più raggiungibile e quindi gli investimenti che stiamo facendo sulla 96, molto importanti, sull'ammodernamento delle ferrovie, e quindi dobbiamo farci trovare pronti all'appuntamento, ma il governo ha programmato tutto per tempo. E anche i collegamenti con la Puglia a partire dai porti e gli aeroporti? Assolutamente, dobbiamo e abbiamo pensato a vari percorsi per favorire la raggiungibilità di Matera sia appunto da est che da nord che da sud, e quindi c'è un sistema infrastrutturale che mirerà a rendere Matera più facilmente raggiungibile da tutte le direzioni, compreso dall'aeroporto, che certamente è una delle mete certamente più usate dai turisti.